Uomini e donne news, Gemma vuole ancora Giorgio? Il messaggio insospettisce i fan. News di Uomini e donne, Gemma Galgani pronta a riconquistare Giorgio Manetti? Nel giorno del suo compleanno la dedica sembra parlare di lui. I rapporti tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani sembrano tuttora destinati a trascinarsi nel tempo ancora per un po'. Nelle ultime registrazioni, infatti, abbiamo visto quest'ultima sempre più decisa a riconquistare il cavaliere del trono Over, senza tuttavia riuscire a portare a casa grandi risultati. Il suo atteggiamento, proprio per questo motivo, è stato oggetto di critiche in studio. Non solo gli opinionisti, ma anche le altre donne del parterre femminile hanno spesso preso le distanze da quanto detto o fatto da Gemma per Giorgio. Con l'inizio del nuovo anno, però, la Galgani sembra non aver cambiato assolutamente idea al riguardo. Gemma è pronta a riconquistare Giorgio? Nella puntata di Uomini e donne Over andata in onda ieri questo non è stato apertamente confermato dalla dama. Quello che fa, stando a quanto spiegato da lei stessa in trasmissione, lo fa solo perché le fa piacere e, soprattutto, senza aspettarsi niente in cambio. L'ultimo messaggio pubblicato sui social, tuttavia, ha spinto molti fan della donna a doversi ricredere su questo punto. Oggi, infatti, proprio nel giorno del suo compleanno, Gemma ha scritto su Instagram, ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente, uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. Per i followers di Gemma, a questo punto, non ci sarebbero dubbi, queste parole sono per Giorgio e confermano la decisione della Galgani di volerlo riconquistare. Uomini e donne Over, cosa è successo ieri? Il comportamento di Gemma ieri è stato messo in discussione anche da Anna, altra protagonista di Uomini e donne con cui Giorgio si è scontrato negli ultimi tempi. La prima ha recriminato alla seconda un legame sospetto con Manetti mentre quest'ultima, a sua volta, non ha perso occasione per esprimere il proprio disappunto nei confronti sia della Galgani che del suo ex. Oggi cosa succederà invece? Se volete saperlo non perdetevi le nostre ultime anticipazioni.